La plomb di Fedriga, come dice qualche giornale locale, che dice: comune fa quel che vuoi, esatto, io do la mia. Effettivamente voi fate quello però che volete. Rischia di essere una plomb che dice: a me dei 40.000 morti non interessa niente. Noi guardiamo a una giornata, a una partita di calcio. Questa è la cosa principale. Questo è un vostro pensiero. Cosa cambia? Se era Italia-Palestina mi andava bene. No, la stessa cosa. La stessa cosa. Meno male quello. Io non sono convinto che sia la stessa cosa. Sicuramente il patrocinio l'avreste dato. A parte il fatto che se succederà qualcosa di grave alla partita, no? Perché chiaramente la causa sarà sempre del mancato patrocinio, no? Ah, il mancato patrocinio che scatena la guerriglia negli stadi, anche questa è bella da mettere. Se c'era la tranquillità, sicuramente andava avanti tutto tranquillo. No, ma la tranquillità non è data da un patrocinio o meno, è da una situazione di guerra esistente. Questo è l'elemento che potrebbe scatenare contrapposizioni. Non certo il parere di una giunta di Udine che vale abbastanza poco. Ma come ti sembra possibile? Via Leopardi più che in via Roma. Sì, via Roma, via Leopardi, tutta la zona. Facciamo la festa là, delle mani, adesso fine luglio che fate la festa, le avete dato il permesso. Sì, avanti, va bene, loro sì e gli altri no. Il patrocinio a Italia-Israele no, invece le mani si dà il permesso, fai quello che vuoi. Fate quello che volete. Vengono giù da tutta Italia, da Roma mi sembra, un imam potentissimo, mi sembra di aver letto, che verrà a parlare, a spiegarci tutte queste cose. Ma noi siamo in Italia. Siamo italiani, noi vogliamo le nostre leggi per noi. Gli islamici in Italia non hanno diritto di essere, mi stai dicendo? No. E mi hai detto tu, arriva l'imam, dove siamo? Siamo in Italia? Ma non gli chiudi via Roma e tutto quanto come avete fatto?